Ciao a tutti, benvenuti. Eccoci a una nuova puntata sulle rive di una nuova era, gli ecovillaggi e le reti. Io sono Lara Fontanelli, co-presidente Rive, e oggi vi presento Tempo di Vivere. Ciao ragazzi. E Ciao a tutti. facciamo un breve giro di nomi e poi se uno di voi vuole raccontarci un po' della vostra comunità, prego. Gabriella, Katia, Simona, Mattia e Armando. e va in due parole, tanto poi un po' di domande ce le farei dopo. Tempo di Vivere nasce come progetto nel 2010-2011 con il gruppo fondatore che ha lavorato 3-4 anni per strutturare questo progetto, trovare il posto, rafforzare il gruppo, eccetera, eccetera. E dal 2014 siamo partiti prima sulle colline modenesi e adesso da 3 anni invece siamo nel Piacentino, nella prima montagna piacentina, sopra Bettola. E dal 2014 appunto siamo partiti col progetto residenziale. Il gruppo negli anni, noi quattro, Ermanno, Simona, Katia e Gabri siamo, diciamo, il filone storico, quello che è rimasto. Il gruppo negli anni si è evoluto, è stato più numeroso, meno numeroso. In questo momento siamo 5 adulti e 2 bambini, più cani e gatti, che sono stabili, loro sono rimasti stabili. E tante persone che, insomma, vanno, vengono, ci vengono a conoscere, si fermano più o meno a lungo. Il nostro progetto si fonda sulla filosofia della Via del Cerchio. Lavoriamo moltissimo mettendo al centro la relazione con noi stessi, con gli altri esseri umani. Si basa su principi quindi di rispetto, di profonda empatia e di trasparenza quanto più possibile nelle nostre relazioni, di profondità. E siamo una comune. Questo significa che abbiamo un'economia totalmente condivisa, non abbiamo proprietà privata, abbiamo una forma giuridica, che siamo un'associazione di promozione sociale, a cui fa capo appunto tutta l'economia del nostro progetto. La nostra economia prevalente si fonda principalmente su servizi ai soci, quindi di formazione, esperienze residenziali per imparare, per avvicinarsi alla vita dell'ecovillaggio, dei progetti comunitari in generale, e su tutti i nostri talenti che poi abbiamo messo a disposizione di un vivere sano a 360 gradi, che è poi quello di cui andremo a parlare oggi, per cui dalla salute alla crescita personale, all'autoproduzione, eccetera, eccetera. Facciamo homeschooling, abbiamo un'educazione condivisa per i nostri bimbi, che sono di Katia e Ermanno in realtà ufficialmente, però sono di tutti un po', per la loro grande gioia, che hanno un sacco di genitori che gli rompono le scatole. E basta, insomma, direi questo in sintesi. Chiuderei qua, poi insomma, se vengono domande, magari nei commenti, nelle cose risponderemo, insomma. Grazie Simona. E infatti il titolo di oggi è l'ecovillaggio come spazio di cura e quindi abbiamo visto, farò delle domande appunto che riguardano la cura in generale. Ecco, chiederei prima di tutto a Gabriella se vuole iniziare e ti faccio la prima domanda. Allora, come può la comunità favorire o ostacolare la crescita personale di ogni membro dell'ecovillaggio? Come può favorire o ostacolare una crescita personale? La comunità? Allora, dal mio punto di vista, ostacolare no, assolutamente. Però bisognerebbe fare i puntini sugli i cosa si intende per crescita personale. Vorrei riportarla maggiormente a una consapevolezza e in questo senso la comunità favorisce la consapevolezza di se stessi, per cui attraverso gli specchi che tutte le persone ci fanno nelle nostre relazioni, riusciamo a vedere qualcosa di noi. Nel momento in cui lo riconosciamo, di nuovo è una responsabilità individuale il fatto di accogliere, farsi supportare e aiutare dalle persone che appunto vivono con noi nel cambiamento. Per cui ritengo che assolutamente la comunità sia un posto che favorisce quella che io chiamo maturità emozionale. Come avviene? Avviene attraverso l'autoresponsabilità, perché
Per cui nel momento in cui io scelgo questa strada e comprendo che voglio migliorare me stesso, dare il meglio di me stesso in questa vita, me stessa in questa vita, prendo tutto ciò che avviene in una comunità come un qualcosa di importante per iniziare a conoscere me stesso, per disapprendere ciò che ho appreso in passato e acquisire nuove modalità di relazionarsi con se stessi e con gli altri. E in questo senso io ritengo che la comunità sia il percorso di crescita personale più lungo che abbiamo mai fatto nella nostra vita, e sicuramente la favorisce. Poi chiaramente dipende dalla scelta individuale di ogni persona, insomma. E questo è quanto. No, grazie. E ti farei anche un'altra domanda. Allora, viste le tue capacità e professionalità, è per te possibile offrire il supporto professionale anche ai membri del gruppo? O c'è un po' di conflitto di interessi? Ecco, come la vivi questa cosa? Allora, io ritengo che sicuramente una persona come me o chiunque abbia determinate capacità e professionalità è un arricchimento della comunità. Ma chiaramente di nuovo torniamo all'individuo come tale, per cui sicuramente è importante, sicuramente è un sostegno, sicuramente l'aiuto alla comunità avviene attraverso questi passaggi, ma l'importante è che la persona non viva tutto questo per occupare un ruolo, per cui per sentirsi superiore, per avere un rango di manipolazione del gruppo. Per cui ritengo che sia una figura, un counselor, un coach, un facilitatore all'interno del gruppo, sia una figura importantissima, purché, come ho detto prima, abbia o voglia raggiungere una maturità emozionale per la quale le proprie capacità sono rivolte alla comunità. Perché attraverso questo dono di se stessi e delle proprie conoscenze, attraverso un'umiltà e attraverso la volontà di crescita e di ascolto del feedback dell'altro, della persona che magari si sta anche aiutando, si possa ricevere moltissimo. Per cui direi che è una figura molto importante, una figura facilitante, ma una figura che deve voler crescere assieme agli altri, per cui vivere anche una delega, una condivisione delle proprie capacità in modo tale che possa occupare un ruolo di orizzontalità con gli altri e anche sentirsi sostenuto dagli altri, perché è importante che ci sia questa reciprocità. E direi che la caratteristica principale, che però secondo me dovrebbero avere tutte le persone che svolgono determinate professioni, la principale è quella dell'umiltà e della volontà di arricchirsi attraverso questo meraviglioso percorso che prima ho definito come andare verso la propria maturità emozionale. Cavolo. Cavolo. Grazie, Gabri. Passerei a Simona. Intanto vi volevo dire che Simona è membro del consiglio Visione della Rive e con Gabriella in questi anni hanno supportato l'associazione soprattutto con la facilitazione. Ecco, volevo chiederti in che modo secondo te Tempo di Vivere e gli ecovillaggi in generale possono favorire i processi di gruppo e quindi supportare una crescita collettiva sia con i suoi membri che con i visitatori, che ad esempio prima parlavi della Via del Cerchio, ecco, raccontaci un po' quello che fai. Sì, di base, anzitutto esistendo. Gli ecovillaggi in generale, già solo per il fatto di esistere e di dare la possibilità
alle persone che non ne hanno mai fatto esperienza di poter venire, di poter fare delle esperienze sia formative nel nostro caso, sia di scambio, di volontariato. Già solo questo è un modo di vivere il gruppo all'interno di dinamiche che normalmente non si trovano, diciamo, in quella che è la vita classica di città, insomma, almeno io non le ho trovate prima. In un ecovillaggio, e nel nostro sicuramente sì, si fa esperienza di prendere decisioni in gruppo, per esempio. E prendere decisioni in gruppo ha tutta una serie di strumenti che supportano questo processo, che sono la facilitazione, che sono i metodi decisionali orizzontali come il consenso, la sociocrazia, che sono la gestione del conflitto, quindi sapere come gestire una tensione nel momento in cui si manifesta all'interno di un gruppo. Tutti questi strumenti, e per risolvere questo ci sono X metodiche. Noi ne usiamo tantissime, insomma, dai sei cappelli agli angeli custodi, insomma, adesso dico dei nomi, ma magari per i non addetti ai lavori non è così banale riconoscere di cosa sto parlando. In sintesi, sono tutti strumenti che aiutano la partecipazione collettiva, l'espressione della voce e del talento di ciascuno, e tutto questo è esperibile venendo in un ecovillaggio. Nel nostro sicuramente, noi diamo anche la possibilità a chi è qua, a volte in scambio, eccetera, di partecipare alle riunioni organizzative, a volte conduciamo dei cerchi emozionali insieme alle persone che sono qua, proprio per dare la possibilità a tutti di esprimersi. E poi lo facciamo attraverso, nel nostro caso, dei percorsi formativi veri e propri, per cui ci è capitato in passato di accompagnare altri gruppi, altre comunità che volevano costituire progetti comunitari o che già li avevano e avevano delle difficoltà di intervenire con gli strumenti di cui noi siamo competenti o con l'esperienza che abbiamo avuto in questi anni. E abbiamo progetti e percorsi formativi che vanno proprio in quella direzione, quindi da corsi di sociocrazia e metodi decisionali in generale, di facilitazione, a un vero e proprio percorso a step, a puntate, riguardo alla creazione di una comunità dove si lavora dall'inizio, dagli aspetti emozionali fino proprio agli strumenti operativi, alle forme giuridiche, eccetera, eccetera. E l'altra nostra grande, insomma, possibilità esperienziale è sicuramente la Via del Cerchio, che hai nominato anche tu adesso. Tutte le estati noi facciamo questo campo di 10-12 giorni a seconda dell'anno, che raccoglie decine e decine di persone. L'anno scorso eravamo in 120, dove si fa una vera e propria esperienza comunitaria di un gruppo allargato, di una famiglia davvero grande e espansa, dove tutti hanno la possibilità di partecipare al sostegno della vita quotidiana di quel periodo, per cui dalla cucina al tenere cura degli spazi, al prendere decisioni insieme, al vivere momenti ludici, creativi, di espressione dei propri talenti. E sicuramente un grandissimo spazio di condivisione emotiva. Anche quest'anno lo faremo dal 2 all'11 di agosto, lo trovate già su tutti i nostri canali, per cui insomma se è un'esperienza veramente magica, a 360 gradi di cosa significa stare in comunità. Grazie Simo. E appunto, parlando del stare in comunità a 360 gradi, io andrei sulla cura della persona a 360 gradi con Katia. E ecco, raccontaci un po' di come curi la persona, nel senso sia medico, sia senso delle autoproduzioni. Parlaci un po'. Cosa significa per te? Ma allora, secondo me il concetto di salute è un concetto ampio, che non riguarda solo l'aspetto fisico, ma riguarda il benessere mentale, il benessere emotivo, il benessere energetico, il benessere relazionale. Mi sono allontanata, cioè ho scelto, avendo concluso gli studi di medicina, di non fare, di praticare la professione medica perché trovavo l'approccio della medicina ufficiale troppo standardizzato, troppo protocollato e non diciamo sensibile all'unicità di ogni persona. Mi sono poi avvicinata
a dei percorsi di medicina naturale, di naturopatia, proprio perché secondo me era importante guardare ogni sfaccettatura, ogni livello, perché uno può anche essere perfetto fisicamente, ma poi non stare bene a livello emotivo e comunque io non lo definirei una persona in salute. Quello che facciamo qua è un po', a volte mi dico che il nostro approccio alla salute fa un po' parte di tutto quell'approccio di crescita anche personale, perché noi siamo abituati a non guardare la malattia come quel qualcosa che succede, che è una sfortuna, che è capitata, ma come un segnale. Ogni sintomo è un po' un messaggio del corpo che ci dice attenzione, qua c'è qualcosa che non è più in equilibrio, qualcosa che... E il corpo, il modo che ha per mandarci messaggi è questo, è il darci un fastidio, è il darci una malattia, è il darci... Ma in questo l'approccio è non lo fa per fare del male, lo fa perché vuole vivere meglio, vuole che tutto il nostro insieme viva meglio. Quindi diciamo che tra le varie parti di cura rientra anche questa, con varie discipline che poi io metto in pratica, dall'iridologia alla riflessologia, ai fiori di Bach, ai rimedi naturali con l'argilla, la terra, insomma tutti gli oli essenziali. E prima hai citato una cosa interessante che sono le autoproduzioni, perché è vero che le autoproduzioni fanno forse così nella mentalità comune un po' più parte, no, del percorso di autosufficienza, che in realtà devo dire per me, e vedo anche per molte persone che si approcciano all'autoproduzione, sono anche un grosso dato di soddisfazione personale, no? Questo puoi fare con le mani che alla fine ti rende orgoglioso di te, del vedere quello che sei riuscito a fare, un po' una forma d'arte in un certo senso, e come l'arte può essere anche cura, nel senso che ci si riscopre in qualcosa che non si pensava di saper fare, che si era disimparato, perché i bambini con le mani fanno un sacco di cose, noi adulte spesso siamo un po' presi da altro e ci dimentichiamo, soprattutto per chi magari ha una vita più standard, una vita di ufficio, una vita sul computer. Per me è stata una riscoperta, nel senso che ho scoperto dei lati di me nell'autoprodurre che non sapevo neanche di avere. Ogni tanto dico, mi sono accorta che avevo delle mani e le potevo usare per qualcos'altro oltre che per battere sulla tastiera. E sì, l'approccio è un po' in questo senso, è in questo approccio al benessere come tutto, come ogni lato della persona, e devo dire che noi usiamo pochi rimedi naturali, ad esempio, tendiamo ad andare più sul significato di quello che sta succedendo, nel non sopprimere il sintomo in quanto tale, ma nel supportare il percorso che quel sintomo ci sta portando a fare. E in questo vediamo che funziona, obiettivamente. C'è la gente che mi schiva perché quando arriva e starnutisce, arriva e mi dice che ho mal di testa, ogni tanto mi guarda e mi dice cosa mi vuoi dire? Io non ti voglio dire niente, cosa ti stai dicendo tu? Ed è questo un po' il discorso. Il discorso è proprio in quel percorso di autoresponsabilizzazione, non più di delega, per cui ho una malattia, mi affido a che me la deve risolvere, ma è... questa malattia che cosa mi sta dicendo di me? Questo problema di salute che cosa mi porta? Perché su quello io posso basare dei cambiamenti che possono essere a livello di movimento, a livello di alimentazione, ma anche a livello di attitudine mentale o attitudine relazionale che poi mi portano verso un percorso di guarigione. Anche se poi magari il fisico non è detto che si rimetta sempre alla perfezione, questo può succedere, ci sono delle situazioni che possono anche permanere, però nel momento in cui io cambio l'approccio a quel disagio può diventare il mio alleato. Quando si presenta mi sta dicendo una cosa che io magari ho già conosciuto prima e di conseguenza posso porvi rimedio prima, perché so che sto rientrando in una dinamica. E questo è un po' il modo... Infatti non mi suona strano, non mi prendo pure io degli altri, io al massimo posso aiutare a leggere, aiutare a dare un'interpretazione o portare gli altri a dare la propria interpretazione, perché non è la mia interpretazione, ma è quella che dà poi la persona che porta quel disagio, no? Che è importante. E basta, ti direi questo un po' in senso generale. Allora, quindi
Andrei diretta verso Mattia che si sta occupando dell'orto, visto appunto Katia parlava delle autoproduzioni e quindi andrei verso la cura anche dell'alimentazione. Mattia, ecco, vuoi un po' parlarci della cura delle piante per poi arrivare all'alimentazione? Sì, allora innanzitutto, come hai detto bene, la cura delle piante, e con le piante come con le persone si instaura una relazione, nel senso che io quando vado nel campo tante volte tento di parlare, tento di ascoltare che cosa hanno da dirmi le piante, se stanno bene, se stanno male, e questo appunto crea tutta una relazione che si può ricondurre anche proprio al benessere della persona, a un concetto di crescita personale. Poi tante volte la cura, la coltivazione, i tempi di produzione di un orto ti danno anche delle lezioni che si possono portare poi anche alla vita quotidiana, ecco. E un fatto poi di alimentazione naturale, le piante ti nutrono come tu hai nutrito le piante, sostanzialmente, sia a livello energetico, sia a livello relazionale, appunto, sia poi anche a livello pragmatico, nel senso che noi qua coltiviamo tutto naturalmente, senza aggiungere chimica, senza aggiungere niente, e questo sicuramente le piante ce lo restituiscono indietro sul fatto dell'alimentazione, del benessere oltre che fisico. Il frutto proprio di una pianta coltivata con amore penso che ci faccia sentire anche un po' più rilassati quando lo mangiamo, oltre che essere buono, essere fresco. E qua c'è anche poi tutto il fattore ambientale che incide, abbiamo un'aria buonissima, siamo praticamente in montagna e questo giova sicuramente alla salute, al benessere sia fisico sia mentale. Siamo anche in buona compagnia, sia delle piante sia delle persone. Le piante sono molto colorate, lo siamo anche noi. Ecco, sì, mi sento di dire questo. Grazie Mattia. Infine passiamo a Ermanno, che ha una grande passione per la cucina, e ti chiederei come è possibile per te conciliare i bisogni dei volontari e degli ospiti a tavola, e soprattutto quali sono le difficoltà più grandi che riscontri per prendersi cura di tutti. Ecco, se vuoi parlarci un po' di questa tua passione. Allora, sì, mi è sempre piaciuto cucinare. Fin da bambino comunque stavo in cucina, mia mamma è una bravissima cuoca, quindi questo mi ha stimolato a stare, a conoscere i fornelli, le varie ricette. E col tempo, evolvendo anche da un punto di vista alimentare, mi ha fatto una serie di scelte, anche la nostra cucina è cambiata. E quindi all'interno della cucina naturale, diciamo, poi si è aperto una sfida diversa, nel senso utilizzare ingredienti diversi, modalità diverse di cucinarle, imparare sempre cose nuove, e in questo ho avuto anche una grande fortuna di conoscere le persone che ne sapevano tanto, da cui ho potuto apprendere tante tecniche, tanti consigli, tanti trucchi anche utili per poter trasformare i cibi nel miglior modo possibile. E in una comunità è abbastanza importante perché insomma, è abbastanza complicato, nel senso che in particolar modo noi crediamo veramente nell'unicità dell'essere umano e così anche nei suoi gusti alimentari. E quindi sono tutti molto diversi, spesso e volentieri. E quindi questo fa sì che dobbiamo magari intanto incastrare dei gusti diversi, preparare anche cose diverse. Quindi sì, la cucina all'interno della comunità, diciamo che è tutto un suo mondo. Per noi è un mondo importante, non nascondiamo che ci piace mangiare, anche mangiare bene. E di conseguenza cerchiamo di soddisfare il più possibile ogni persona che è qua presente, che sia membro della comunità, che sia ospite, con tutte le sue problematiche annesse che ci sono, che possono essere legate a intolleranze, possono essere legate a allergie, possono essere legate, insomma,
la creazione di un menu anche semplicemente giornaliero, quello quotidiano, settimanale, molto spesso è abbastanza articolato, magari consta anche di più primi, o anche più secondi, per far sì che tutti possano comunque sentirsi uguali e soddisfatti a tavola. Per noi questo è un obiettivo sicuramente importante. E quindi questa è la nostra cucina. Grazie e vi invito ad andare ad assaggiarla e di andarvi a trovare assolutamente. Grazie ragazzi e prima di chiudere vi volevo ricordare che il prossimo appuntamento è il 30 maggio con Giorgia Lattuca che intervisterà l'Ecovillaggio Torri Superiore. Vi ricordo che potete riguardare i video quando volete sul canale YouTube di Rive e la pagina Facebook e il canale Telegram. E tra l'altro Katia è un membro del gruppo comunicazione della Rive, che ringraziamo. E niente, grazie a tutti. Bravo, Grazie. bravo.